Adesso fino al suo tramonto vorrò lodare il Signore con tutto il cuore. Lodare il Signore, lodatelo voi servitori suoi, glorificando il Creatore. Benedetto è il nome suo, da ora in poi e per l'eternità. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto vorrò lodare il Signore con tutto il cuore. Dalla nascita del sole fino al suo tramonto vorrò lodare il Signore con tutto il cuore. Loda il Signore, lodatelo voi servitori suoi, glorificando il Creatore. Benedetto è il nome suo, da ora in poi per l'eternità. Dai Signore, lodatelo voi servitori suoi, glorificando il Creatore. E il nome suo, da ora in poi, e per l'eternità. Hallelujah, lode al Signore, gloria a Dio.
alleluia, benedetto il nome di Gesù. Oh, cantate di globo tu sapere che shall pure people want. Alleluia, alleluia, benedetto il nome di Gesù, ringraziato, ringraziato sia il nome del Signore. Alleluia, alleluia, benedetto il nome di Gesù, benedetto il nome di Gesù, benedetto il nome di Gesù. Ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo ringraziare, Padre adorato. Grazie, grazie. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Pure benedizione. Gloria a God. Hallelujah. Benedetto il nome di Gesù. It's the angel who cries at you. Hallelujah. 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 Oh, God, the God, the God, the God. Oh, God, the God, the God, the God. Hallelujah, hallelujah. Benedetto il nome di Gesù. Amen, hallelujah. Diamo gloria al Signore Gesù. Ringraziamo, ringraziamo Gesù. Ringraziamo Gesù. Accomodatevi. Grazie a Dio. Stamattina abbiamo libertà la nostra sorella Teresa, perché domani parte con la mamma di salutare la Chiesa. Vieni avanti, sorella Teresa. Vogliamo dare gloria al Signore, benediciamo il nome del Signore Gesù. Amen. Grazie a Dio, grazie a Dio. Amen. Dio sia lodato. Amen. Ringrazio il Signore perché il Signore è un Dio fedele, un Dio buono, ci ha concesso ancora di essere qua nella sua presenza, lodare e benedire il suo nome tutti insieme, e questa è una grande grazia, gloria al nome del Signore. È tempo di vacanza, quindi dovrò scendere in Sicilia per queste vacanze, anche perché è giusto, penso davanti a Dio, stare un po' con la mia famiglia, poi il Signore sa ogni cosa. Ringrazio il Signore perché il Signore è fedele, ancora oggi ha adempiuto una delle tante sue promesse, già va adempiuta quella del lavoro, infatti ho lavorato, gloria a Dio, anche se il nemico diceva non lavorerai, però il Signore è colui che fa le promesse e le mantiene, gloria a Dio, perché Dio è un Dio fedele, non è un bugiardo, gloria al nome del Signore, anche se a volte il nemico ci vuole scoraggiare in quello che Dio ci promette, però il Signore è fedele, è inutile. Così ringrazio il Signore per un'altra cosa che Egli mi ha dato, cioè la mamma che è venuta in chiesa, ha dato il suo cuore a Gesù. Gloria a Dio. Per me questa è stata una grande gioia perché ho sempre creduto a quello che Dio ha detto, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Amen. Io ho sempre pregato per i miei genitori, infatti loro, come ha testimoniato mamma, mi perseguitavano tanto. Tanto è vero che io non avevo neanche la libertà di pregare, tante volte mio padre veniva nella mia stanza e mi diceva tu non preghi, devi lasciare la porta aperta. E vabbè. Dopo la mezzanotte, quando loro andavano a letto, io iniziavo a pregare. E il Signore mi manteneva anche ore e ore là, davanti a Lui, alla Sua presenza. E in quel periodo che non potevo scendere giù a Palermo a frequentare i culti, ho visto che, gloria a Dio, il Signore si rivelava a me in tante cose. E addirittura poi quando ascoltavo il culto dalla voce dell'unto di Dio, del fratello Nino, cioè vedevo che il messaggio che mi dava il Signore in preghiera l'aveva messo nel cuore del suo servo e il Signore mi confermava tutto e tutto. Perché il Signore sa quando un'anima lo cerca e chi lo cerca non verrà per certo abbandonato dal Signore né rimarrà confuso in ogni cosa. Perché Dio è un Dio fedele, gloria a Dio. Tante volte ho pianto perché non sono potuta andare nella casa del Signore, ma ringrazio il Signore perché ora il Signore ha preparato questo tempo in cui posso servirlo veramente, liberamente, gloria a Dio con più perseveranza. Anche se i combattimenti ci sono,
Però sappiamo una cosa, che il Signore va dinanzi a noi e combatte per noi e ci ha dato già la vittoria in ogni cosa. Gloria a Dio, ho aspettato questa testimonianza di mia mamma per quasi 19 anni, gloria a Dio. Però grazie a Dio, ora il Signore l'ha toccata e sono certa che Lui, alleluia, quello che inizia, alleluia, lo porta a compimento. Ringraziamo Gesù, grazie, 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 grazie. Benedetto il nome del Signore. Ha fatto questo anche nella vita del mio papà, perché cioè io testimoniavo sempre loro delle opere del Signore. Lui spesso mi diceva: ma perché da voi queste cose succedono e da noi no? Diciamo, perché? Perché da noi si predica veramente la parola di Dio e il Signore opera. Perché lui vedeva che nella Chiesa Cattolica, ecco, queste cose non succedevano. Gloria a Dio, quando era giunta l'ora che il Signore se lo doveva prendere, poi ha avuto questa ischemia e stava al pronto soccorso. Ha fatto uscire mamma perché lì ci poteva entrare soltanto una persona. E ha detto: chiama Teresa. Io l'ho capito, ho detto: mio padre vuole pregare, perché quando stava male cercava il Signore, mi chiamava e voleva che pregavamo sempre assieme. E quando sono entrata al pronto soccorso l'ho capito subito, allora ho detto: papà, che fa, vuoi accettare Gesù? Allora abbiamo pregato, ho accettato Gesù, talché poi è entrato in coma e il Signore l'ha preso. Gloria a Dio. Ringrazio il Signore per la sua fedeltà. Quanti siete nella prova, magari siete scoraggiati, quanti magari avete le famiglie inconvertite, non temete, ma andate avanti, perché il Signore per la vostra perseveranza salverà la vostra famiglia e l'anima vostra. Dall'unto di Dio ho imparato questo, perché diceva sempre che l'albero forte cresce dove ci stanno le tempeste, e infatti quando ci sta il vento l'albero affonda di più le sue radici e diventa più robusto. Alleluia, e io ringrazio il Signore, perché anche se ho dovuto combattere per andare al culto, perché non è che mia mamma mi diceva e mio papà: vai al culto. Prima dovevo combattere, cioè non c'era un giorno, una volta, una domenica che andavo al culto gioiosa, perché prima ci dovevano essere l'afflizione, però grazie a Dio poi il Signore preparava le benedizioni. Benedetto il nome di Gesù. Grazie a Dio posso dire che, ecco, il Signore è un Dio fedele, e come diceva l'uomo di Dio, che bisogna andare avanti, perché con la nostra perseveranza, ecco, il Signore opera nella nostra perseveranza. Vuole vedere la nostra fede, la nostra costanza anche nelle prove. Però, come permette una prova, il Signore è anche potente a trarne fuori, perché il Signore ci forgia, ci benedice, permette la prova per il nostro bene, per al fine farci del bene, gloria a Dio. Ringrazio il Signore, perché dicevo questo, che anche mamma, quando è stato 2 anni fa, l'ho raccontato a Santa Pollinare pure, il Signore mi ha messo in cuore di servire il Signore e di mettere i volantini nelle case, non nelle portalettere di Piana, del mio paese. E così, quando sono scesa, tramite questo lavoro il Signore salvò e convertì un'anima. Però grazie a Dio mamma sempre mi diceva: se tu continui a fare questa cosa e un'altra persona mi viene a dire che tu hai messo i volantini, io ti butto fuori di casa, tu non entrerai più in questa casa. E io dicevo: Signore, io servo te, poi pensaci tu. Però mo la vedo qua. Alleluia, alleluia, grazie Signore. Benedetto il nome di Gesù. Grazie, grazie, grazie. Quindi ringrazio il Signore per la sua fedeltà, per ciò che compirà e per ogni cosa. Dio ci benedica in questo tempo, preghiamo gli uni per gli altri e siamo uniti. Il Signore ci benedica. Amen, amen, amen. Dio ci benedica. Vogliamo subito dare spazio alla corale, dopo inviterò il fratello Tonino e non so se la sorella Maria Assunta vuole salutare insieme la Chiesa, si sentiranno liberi di poterlo fare insieme alla famiglia di Dio. Vogliamo dire grazie al Signore Gesù? Lo vogliamo ringraziare. Grazie nel nome di Gesù. Grazie, grazie Padre. Benedetto il nome del Signore.
Gloria a te, gloria a te, gloria a te, Gesù. Ti ringraziamo. Alleluia, grazie. Benedetto il nome di Gesù. Ti ringraziamo. Il Signore sia lodato. Amen. Libero.
Alleluia! Diamo gloria a Gesù. Ringraziamo il Signore Gesù. Grazie a Dio, grazie a Dio. Avanti, fratello Tonino, vieni avanti. Andiamo a applaudire il nome del Signore Gesù. Amen. Grazie a Dio, grazie. Gloria al nome del Signore. Grazie, Signore. Benedetto il nome di Gesù. Grazie a te, nostro Padre. Ti ringraziamo. Signore, sia lodato. Amen. La grazia del Signore, se oggi ci troviamo qui nella sua casa per adorare il nome di Gesù. Ringrazio Dio di questo, per ciò che ci ha concesso di venire qui a Napoli, di poter rivedere il suo servo e tutti voi. Vorrei leggere un salmo che il Signore mi metteva avanti, col permesso del pastore. Signore sia lodato. Amen. Se non fosse stato l'Eterno dalla nostra parte, dica pure Israele. Se l'Eterno non fosse stato dalla nostra parte, quando gli uomini si levarono contro di noi, essi ci avrebbero inghiottiti vivi, tanto divampò la loro ira contro di noi. Allora le acque ci avrebbero sommerso, il torrente sarebbe passato sopra. Allora le acque rigompie ci sarebbero passate sopra. Benedetto sia l'Eterno che non ci ha dato in preda ai loro denti. L'anima nostra è scampata come un uccello dal laccio dell'uccellatore. Grazie, il laccio si è spezzato e noi siamo scampati. Il nostro aiuto è nel nome dell'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Amen. Io ringrazio, amen, fratelli, voglio ringraziare il Signore perché Dio è un Dio vivente e veramente nonostante i momenti, i tempi che attraversiamo, Egli ci porta avanti e ci dà forza perché sappiamo che è accanto a noi. E ringrazio Dio per questo, che Dio benedica ognuno di voi in modo particolare, il nostro grazie, amato pastore, Signore, nel nome di Gesù che benedetti in eterno. Amen, alleluia. Grazie a Gesù, grazie a Gesù. Signore sia lodato. Voglio ringraziare Dio in modo particolare. Sono un po' di tempo che manchiamo dalla casa del Signore a Napoli e come mia moglie ha detto attraverso questo salmo, veramente vogliamo ringraziare Dio perché il Signore, alleluia, ancora fino ad oggi ci tiene qui alla sua presenza. Ringrazio Dio per l'uomo di Dio poiché insieme stiamo combattendo contro proprio queste fiumane che vorrebbero travolgerci, ma quanti amano il Signore e desiderano veramente vedere l'opera di Dio realizzata possono dire: se non fosse stato l'Eterno. Amen. Amen. E noi vogliamo chiedere al Signore aiuto, grazie, sostegno, Gesù, soccorso per l'uomo di Dio, per quest'opera e per quanti desiderano andare avanti col Signore. Saluto i fratelli che sono a Città di Castello, che ci stanno seguendo via internet. Stasera, alleluia, alleluia, avranno un culto, ci porteranno i nostri saluti al resto dei fratelli che poi tra le altre cose vi salutano e vi abbracciano con amore, così amen, abbracciano l'uomo di Dio e aspettiamo che il pastore ci viene a fare visita perché è da maggio che manca a Città di Castello, quindi spero che quanto prima il Signore lo riporta in mezzo a noi perché ne sentiamo il bisogno. Grazie. Così preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo e rimaniamo fermi e saldi nel Signore e nel luogo dove Dio ci ha chiamati, poiché il Signore è fedele ed Egli esaudirà, alleluia, la preghiera del giusto, come è scritto in Giacomo, fatta con efficacia. Che il Signore vi benedica, che Dio benedica l'uomo di Dio e che il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Diamo gloria al Signore. Amen. Grazie a Dio, grazie. Grazie, grazie Signore. Ti vogliamo ringraziare, per favore, le sorelle riprendano il loro posto. Dio sia ringraziato e lodato. Amen. Vogliamo alzarci in riverenza alla parola di Dio. Grazie nostro Padre. Prendete la vostra Bibbia ed apritela nella prima ai Re, capitolo 16. Prima Re, capitolo 16. Leggeremo dal verso 29 al verso 34. Prima Re, capitolo 16, dal verso 29 al verso 34.
Benedetto il nome del Signore Gesù. Per favore, fratello Gianni, chi si trova nel corridoio, falli entrare. Vogliamo dire insieme: il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Ed Acab, figliuolo di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno 38 d'Asa, re di Giuda, e regnò in Samaria sopra Israele 22 anni. Ed Acab, figliuolo di Omri, fece ciò che dispiace al Signore, più che tutti quelli che erano stati davanti a lui. Ed avvenne che, come se fosse stata legger cosa di camminare nei peccati di Geroboamo, figliolo di Nebat, egli prese per moglie Izebel, figliuola di Det Baal, re dei Sidoniti, e andò e servì Baal e l'adorò e rizzò un altare a Baal nella casa di Baal, la quale egli aveva edificata in Samaria. Acab fece ancora un bosco, ed Acab fece vi è peggio che tutti i re di Israele che erano stati davanti a lui, per dispettare il Signore, l'Iddio di Israele. Nel suo tempo Iel da Betel riedificò Gerico e la fondò sopra Abiram, suo primogenito, e posò le porte di essa sopra Segub, suo figliuolo minore, secondo la parola del Signore, la quale egli aveva pronunziata per Giosuè, figliuolo di Nun. Vogliamo dire amen. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo, perché ancora una volta tu ci sostieni con la tua forza e ci aiuti per mezzo del tuo amore. Ci affidiamo a te e alla tua meravigliosa guida per lo spirito e la rivelazione. Ed ogni grazia ti chiediamo, Padre buono, nel nome di Gesù, non solo per le anime nostre, ma di coloro che seguiranno ed ascolteranno la tua parola da vicino e da lontano. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, Padre meraviglioso, benedetto in eterno. Amen. Accomodate. Purtroppo diciamo che la storia di Israele è una storia molto triste, che osservando attraverso le sacre scritture e meditandole così come il Signore ha voluto insegnare al suo popolo e comandare a ciascuno di noi quando egli volle raccomandare ad ogni credente di meditare le sacre scritture, investigandone il significato e la realtà del suo contenuto. E noi abbiamo fatto così come il Signore ci ha ordinato. Ed avendo affondato i nostri cuori e le nostre menti alle sue profonde radici, abbiamo sperimentato ed anche provato più volte durante i secoli che ci ritroviamo sempre allo stadio in cui Israele, pur essendo testimone della grandezza e delle meraviglie di Dio, di come egli molte volte volle dimostrare al suo popolo che se c'è un vero aiuto del quale ci possiamo fidare e nel nome
del Signore, il Dio nostro, l'Iddio degli eserciti. Ed avendo veramente gustato la franchezza di questo benefico amore, lo abbiamo considerato, come ho già detto più volte, che noi somigliamo molto al popolo di Israele, che essendo un popolo in transito, ma anche un popolo che si è atteggiato più volte per provocare la giusta ira di Dio, il Signore volle per molto tempo aiutare e guardare quelli che seppure soffrirono e soffrirono d'una grande sofferenza interiore quando questi constatavano che il Signore si dimostrava benevolo, misericordioso, giusto e lento all'ira, si dimostrava pacifico ed anche molto disponibile a tutti quelli che, arrecandosi al cuore di umiliarsi davanti a Dio, egli faceva loro trovare grazia, non solo ai capi del popolo, non solo ai generali e a quelli che stavano alla testa delle grandi file di Israele, ma persino l'ultimo del suo popolo, che amava invocare il suo nome ed umiliarsi davanti alla sua presenza, ecco, Dio gli si faceva incontro come un padre che ama stare vicino ai suoi propri figlioli. Benedetto il nome del Signore. Non è scritto che il Signore portò Israele durante tutti i 40 anni nel deserto come una grande aquila che porta sulle sue ali i suoi piccoli aquilotti? Così fece il Signore nei confronti di Israele, suo popolo. Quante volte avesse lui dovuto stancarsi seduta stante e liberarsene per sempre di un tale popolo che mostrava piuttosto ribellione anziché sottomissione, mostrava piuttosto uno spirito di avversione anziché di umiliazione e di arrendevolezza. E ciò significa che lo dispettava molto spesso, per non dire molto sovente. Questo, fratelli, ha veramente irritato il cuore di Dio verso quelli di cui egli avrebbe voluto fare il più grande tesoro del suo cuore e dei suoi pensieri. Come amaro quando noi nutriamo certi sentimenti ed abbiamo dei buoni pensieri, dei propositi veramente fruttuosi nei confronti di quelli che noi amiamo, nei confronti di quelli che noi curiamo, nei confronti di quelli di cui ci facciamo carico e ci prendiamo delle grandi responsabilità, perché la nostra voglia, il nostro desiderio è quello che un giorno possiamo vedere l'opera delle nostre mani compiersi davanti agli occhi nostri e con piene soddisfazioni, per dire: il mio lavoro, il mio sacrificio, la mia rinunzia e tutto quello a cui sono stato sottoposto con grandi pesi che hanno provocato e hanno procurato sospiri amari e grandi tribolazioni, non sono stati nulla di tutto questo perduto, ma anzi ho visto ora che ciò mi ha fruttato ed ha fruttato una grande benedizione. Fratelli,
Questo è stato il gran desio del cuore di Dio. Come d'altronde è il desiderio di ogni padre e di ogni madre di famiglia che fin dalla loro nascita i nostri figli sono stati teneramente, dolcemente curati con tutte le premure di questa vita, e quando essi hanno avuto bisogno o hanno manifestato dei lamenti, dei momenti particolari della loro esistenza, noi gli siamo stati presso, abbiamo noi subito preso cura di ciascuno di loro, ci siamo mossi in qualunque direzione, abbiamo sacrificato molto della nostra vita, abbiamo rinunziato molto della nostra vita per amore di ciascuno di loro. Qual è stata la nostra speranza? Che un giorno costoro fossero grati a Dio e ringraziassero Dio pure per noi che ci siamo presi cura di loro ed abbiamo sofferto, abbiamo lacrimato, ci siamo veramente distesi davanti a Dio con digiuno e preghiera perché nessuno di loro perisse o andasse perduto per sempre. Così faceva Giobbe, lo leggiamo nel libro di Giobbe, che egli tutti i giorni sacrificava al Signore per amore della sua stessa famiglia, e ciò significa che stava davanti a Dio con supplicazione e orazione e preghiere, perché egli diceva in cuor suo: chissà se i miei figli, anziché onorare Dio, lo disonorano, che anziché di lodare il suo nome lo bestemmiano. Ed egli stava davanti a Dio e supplicava il Signore per i suoi figlioli. Fratelli, se in questo vediamo manifestato l'amore paterno di un padre e di una madre che hanno avuto sempre cura della propria famiglia fin dalla infanzia e direi fin dalla nascita dei loro figli alla loro crescita, quanto più il nostro Padre Celeste, che è l'autore della vita ed egli stesso, essendo un padre, vive e si manifesta e si aggira intorno a noi ed è presso a noi, non solo come un padre, ma anche come una tenera madre. Benedetto il nome del Signore Gesù. Questo grande interesse, questa grande premura, questo grande impegno, molti non l'hanno apprezzato, perché sono come coloro che vivono alle spalle di chi deve portarne il peso, è colui che deve sostenere dalla mattina alla sera le prove che deve affrontare per amore di quel pezzo di pane che deve portare a casa onestamente. Ma chi lo apprezza in famiglia? Ci si siede a tavola fin dal mattino con la colazione, poi col pranzo, poi con la cena. Ci sono quelli che fanno pure straordinario, mi seguite, con la merenda a metà della mezzagiornata, poi con la parte pomeridiana. Ma così, fratelli, in modo da non sentire il bisogno, il grato desiderio di dire grazie, Signore, che se io tengo questo pezzo di pane nelle mie mani, se posso mangiare questo piatto di pasta, se posso bere questo bicchiere d'acqua fresca, io lo debbo al Signore che ha provveduto e ha provveduto in modo opportuno, perché Egli è il nostro soccorso e si è usato
di mio padre, di mia madre, e se vi sono altri che sacrificano la loro vita per sostenere il peso della famiglia. Bene, fratelli, io ho imparato di ringraziare il Signore. Quanti invece non lo fanno, non lo fanno più, non ne tengono più conto. Per loro è come se hanno il diritto assoluto, mi state ascoltando, di godere di tutti questi benefici e non è necessario ringraziare a qualcuno. A chi dobbiamo ringraziare? Ma la Scrittura invece ci insegna al contrario, di ringraziare Dio in ogni cosa. Chi lo fa stamattina? C'è qualcuno che vuole farlo? Di ringraziare il Signore per averci Lui provveduto quanto noi abbiamo avuto bisogno ed Egli si è preso cura di noi. Benedetto il nome di Gesù. Ma ritornando al nostro soggetto, che è quello di prendere ad esempio o per esempio un popolo che si è corrotto, che si è sviato, che si è allontanato dal Signore, che non ha fatto più conto di Lui, né della Sua parola, né della Sua volontà, e così cominciò a disprezzare, a odiare e a perseguitare, persino ad uccidere, tutti quelli che Egli mandava al suo popolo con il "così parla il Signore". Con la decadenza spirituale, ma anche morale, di un Salomone che fu da Dio eletto perché egli potesse impadronirsi di un trono e regnare soprattutto Israele, un uomo che poté fare una personale e diretta esperienza con Dio, perché Dio lo incontrò per ben due volte e gli parlò a voce udibile. Ma prima ancora che il Signore parlasse a voce udibile a Salomone, fu Davide, suo padre, che gli raccomandò, prima di ispirare ed essere preso dal Signore in pace, la volontà di Dio, i comandamenti e gli statuti e le leggi di Dio, perché lui non se ne allontanasse, perché lui fosse un esempio pratico, soprattutto la casa di Dio, di Israele, perché egli si attenesse tutto il tempo della sua vita a quella sacra ubbidienza a Dio, della quale non doveva farne a meno. Come voglio sottolineare questa espressione? Come non dovendone fare a meno. Ma di questi tempi quanti sono quelli che fanno a meno della parola di Dio, del consiglio di Dio, degli avvertimenti di Dio, di ciò che Dio ci ha egli stesso ordinato attraverso le sacre parole che sono state da noi proferite più volte e quindi con le nostre stesse labbra a volte ci siamo autoingannati, perché non ci siamo attenuti a ciò che è uscito dalla nostra bocca, tantomeno a quello a cui eravamo stati chiamati
per volontà di Dio. Ma ecco, fratelli, che un regno benedetto e prospero si ha nel Signore solo quando si è ubbidienti a Dio. A molti qui non ci entra, e non ci entra neanche qui nel cuore. Ma, fratelli, il Signore fa ciò che è giusto, ciò che è diritto, e per il bene di ciascun'anima che gli presta ascolto. Ecco che proprio alla sua vecchiezza egli aveva dato spazio a molti spiriti nel suo regno. Sapete che egli ha sposato ben 700 principesse o regine. Mi state ascoltando? E 300 concubine, aveva 1000 donne attorno a lui, e ogni donna apparteneva ad un popolo pagano, popolo idolatra, popolo che sconosceva le leggi di Dio e che non sapeva nulla del Dio di Israele. Mi state ascoltando? E quindi queste donne idolatre e pagane portarono altri dei in mezzo a tutto Israele. Egli sposò donne sidonite, sposò delle ammonite, sposò donne di diversi regni, e le donne sidonite portarono il loro idolo, che era Astorette. E così chi portò l'altro idolo, che era Baal, chi portò l'altro idolo, che era Chemosh, chi portò l'altro idolo, che era Molech, e ognuno portò il suo proprio idolo fra tutto Israele. Quanti altari si edificarono in tutto Israele? Molti altari. E così, anziché ricordarsi del Dio vivente, del Dio di Israele, del Dio che aveva parlato a Salomone e gli aveva raccomandato che egli si attenesse alle sue leggi e ai suoi comandamenti, si sviò insieme al loro proprio re. E il re Salomone non godette più della benignità e della benedizione di Dio, fratelli. Quando è che ce ne possiamo accorgere? Non certo subito. Salomone non se ne accorse subito, se ne accorse in seguito che il Signore si era allontanato da lui. E così Dio mosse diversi nemici contro di lui, ed egli, non potendo più sostenere le spese enormi perché lui mantenesse sempre lo stato suo di ricchezza e di fasto nel suo proprio regno e palazzo regale, cosa dovette fare? Appesantire tutto Israele di imposte e di tributi. E Israele, oltre ad essersi allontanato da Dio, fu anche oppressato dal fatto che non poteva più sostenere queste gravi imposte e tributi. Ed ecco, fratelli, viene l'ora in cui il Signore si allontana dal suo popolo, e quindi questo comporta grande afflizioni e grandi scoraggiamenti. Benedetto il nome di Gesù, sia ringraziato il nome del Signore. Ma ecco, fratelli, che nel frattempo Dio volle
perché Dio conosce il futuro di ogni uomo, di ogni popolo, di ogni nazione. Egli volle ungere il profeta Aia di Silo perché rivelasse attraverso di lui che ora Israele non poteva più stare unito come lo era stato al tempo di Davide, perché la scrittura continua a dire fino alla fine che il regno davidico è stato il regno più benedetto e più prospero della storia di tutti i re di tutto Israele. Perché mai, ve lo siete mai domandato? Perché la scrittura dice: a parte o salvo il fatto di Uria l'Itteo, Davide fu un uomo ubbidiente a Dio e sottomesso alla sua volontà. Non se ne dipartì mai, non fece mai nulla che non piacesse a Dio, che non fosse gradito a Dio, che non fosse approvato da Dio, che Dio non onorasse con la sua presenza e con la sua grande forza. Mi state ascoltando? È stato il regno più prospero, il regno più benedetto di tutta la storia dei re di Israele. Ma ecco che colui che successe Salomone, cioè Roboamo, anche lui, fratelli, si invaghì di tutta l'idolatria che era disseminata in tutto il paese e si corruppe come suo padre. Ma ecco che Israele oramai era stanco di sopportare quei pesi insostenibili, e stiamo parlando a livello materiale. Ma ecco che quel santo profeta di Dio, vedendo Geroboamo fuori le mura della città, lo incontrò con un mantello nuovo, glielo staccò d'addosso e quello lo fece in 12 pezzi. Prese 10 di quei pezzi e gli diede in mano a Geroboamo e gli disse: tu sarai re sopra le 10 tribù di Israele, mentre le 2 altre tribù di Giuda e di Beniamino sarebbero rimasti in mano a Roboamo. Ma quando ancora Salomone era in vita e sentì questo, egli cercò di ucciderlo, ma quello si rifugiò in Egitto. E quando Salomone morì, tornò nel suo paese e tutti si radunarono nel luogo detto Sichem. E tutto Israele si lamentò dicendo: non ci dare ancora quegli stessi pesi di cui ci ha caricati tuo padre Salomone. Alleggeriscici di questi pesi. Ed egli disse: venite, fra 3 giorni vi darò la risposta. E costui prima si consigliò con i vecchi, con i più anziani del popolo di Dio. Di questo ci dobbiamo, fratelli, prendere cura nello spirito, non con i giovani ma con i vecchi, con gli anziani del popolo, che avevano già provato ed avevano il giusto orientamento e la dovuta guida di come condursi e del giusto consiglio da dare. E disse a Roboamo: tu vuoi regnare sopra Israele? Se tu vuoi regnare sopra tutto Israele, accogli la richiesta di Israele, alleggeriscilo di questi pesi tributari, e allora Israele ti sarà sottoposto e tu regnerai sopra tutte le tribù.
Ma dopo essersi consigliato con i vecchi, andò a parlare con i giovani, come lui, perché anche lui era giovane, aveva solo 41 anni, era ancora giovane, e si consigliò con i giovani del popolo di Dio, e quello gli dissero: sì, questo ti hanno chiesto, sai che devi fare? Appesantisceli di più di quanto lo sono attualmente, caricali ancora di più. E questi ascoltò il consiglio di quei giovani, e dopo i 3 giorni Israele fu raccolto in Sichem, nello stesso luogo. E questi dissero: voi sarete ancora di più soverchiati di pesi e di carichi. E Israele si ribellò, perché questo lo chiesero assieme a Geroboamo. E a quel punto 10 delle tribù di Israele si accolse a Geroboamo, e le 2 rimasero con Roboamo. Ma vediamo che sia l'uno re, sia l'altro re. Fratelli, furono dei re sviati di cuore, ed essi dispettarono il Dio. Ci dobbiamo guardare, fratelli, sopra le anime nostre, quello di volere dispettare il Signore. Cosa significa dispettare il Signore? Il Signore dice: tu devi essere ubbidiente in questo, in questo e in questo. Mentre chi dispetta il Signore farà il contrario. Dirà: tu mi dici questo, io non lo faccio. Farò diversamente, farò di testa mia, farò come io sento, farò come io penso, e quel che io credo farò. Questo significa dispettare il Signore. Grazie a Dio. Allora l'uno, perché temeva che Israele, dovendo annualmente recarsi a Gerusalemme per i grandi incontri che si avevano nel Tempio, allora temette grandemente e disse: e se io li lascio andare in Gerusalemme per adorare il Signore nel Tempio, questi qua non mi volteranno le spalle, non si inimicheranno contro di me e mi uccideranno ritornando sotto il governo di Roboamo? Allora aspetta, farò 2 vitelli d'oro. Uno lo porrò in Betel, l'altro lo porrò in Dan, e qui sceglierò dei sacerdoti secondo la mia volontà. Non erano della discendenza di Levi, erano giovani del popolo di Israele, e questi saranno consacrati perché offeriscano olocausti davanti a questi vitelli d'oro. Una forzata scena che nel visibile appariva religiosa, ma nella realtà questa dispettava il nome santo del Signore Gesù. Alleluia! Dio sia ringraziato, talché un uomo di Dio, un profeta, fu mandato da Dio dal regno di Giuda, e fu mandato in Betel, mentre Geroboamo, anche lui stesso, stava sacrificando nell'altare, stava sacrificando sopra l'altare. E quel profeta di Dio, fratelli, noi leggiamo dei profeti scritti, leggiamo i loro nomi qui, ma vedete che in questo libro abbiamo noi la conoscenza di tanti profeti, non solo di quelli di cui noi diciamo profeti maggiori e minori, ma vi sono tanti altri profeti nella storia dell'Antico Patto che furono usati da Dio con la parola di Dio. Mi state ascoltando? Nel caso di questo profeta non è neanche menzionato il suo nome, di altri magari sì, di Aia, di Jehu, sono menzionati
i loro nomi. Da questo non menziona nessun nome, ma menziona il suo mandato. Gloria a Gesù. E quando vide quel re che sacrificava sopra quell'altare, egli ebbe la parola del Signore nelle sue labbra e disse: altare, altare, da qui a non molto tempo Dio susciterà nella casa di Davide un re il cui nome sarà Giosia, e costui brucerà su questo altare tutti i sacerdoti falsi che tu hai eletti e costituiti di tua volontà, e persino le loro ossami saranno bruciati su questo altare. Anzi, ti do un segno, ed in questo istante che questo altare andrà in distruzione e le ceneri d'esso saranno sparse. E in quel momento Geroboamo stese la mano come concio al profeta di Dio per dire: ma che dici tu? E in quel momento che stese la mano, la sua mano gli rimase secca, non la poté più tirare indietro. Alleluia! Allora a chi si rivolse Geroboamo? Ai suoi sacerdoti? A chi si rivolse? Ai suoi capitani, ai suoi generali? A chi si rivolse? Ai suoi fidati? No! Si rivolse all'uomo di Dio, al quale chiese: uomo di Dio, supplica il Signore per me, perché mi sia restituita la mano come l'avevo già prima. Alleluia al Signore. Fratelli, io mi domando, in quel momento, se un uomo di Dio avesse reagito per la carne, mi state ascoltando, e non per lo spirito, se non avesse avuto pietà e non avesse egli espresso l'amore e la benignità di Dio, avesse detto: no, io non prego per te, perché tu hai rovinata l'opera di Dio, tu hai sviato un intero popolo. Ma la Scrittura dice che quell'uomo di Dio pregò, supplicò il Signore e gli disse: Signore, restituiscigli la mano come egli l'aveva già poco prima ancora di questo momento, come prima. E in quel momento la sua mano ritornò nuovamente libera, naturalmente libera. Grazie a Dio! E in quel momento ha cambiato pensiero e disse: sai, vieni a casa mia, mangia, bevi, ti darò dei doni. Quell'uomo di Dio disse: no, mi daresti metà della tua casa, io non la voglio, perché l'ordine del Signore per me è quello di ritornare, non più per la stessa via attraverso la quale sono venuto a te, ma prenderò un'altra via. Ed egli mi ha comandato di non mangiare, di non bere in questo luogo, di non sostare. Si ravvide Geroboamo? No. Geroboamo si pentì dei suoi peccati? No. Ritornò egli al Signore e incitò ad Israele di ritornare insieme a lui a Dio? No! Continuò a sviare Israele, ed egli stesso divenne un mezzo di persuasione contraffatta e malefica. Ma ecco che il Signore, proprio per lo stesso profeta, profetizzò la rovina di casa sua. Per lo medesimo profeta,
per lo quale Dio gli aveva rivelato che doveva essere il re sopra le 10 tribù di Israele, e si usò di un altro re, di Baasa, il quale distrusse tutta la casa di Geroboamo, e nessuno di costoro rimase in vita. Mi state ascoltando, fratelli? La scrittura non dice che l'uomo raccoglierà di ciò che avrà seminato, sì o no? Non è accaduto subito, fratelli, perché Geroboamo ha regnato ben 22 anni sopra tutto Israele. Non è accaduto subito, ma è accaduto secondo la parola di Dio nella bocca dei suoi servitori, i profeti. Benedetto il nome di Gesù. Così potremmo parlare di tanti altri re di Giuda e di Israele. Quelli che furono fedeli a Dio onorarono la parola di Dio. Essi furono attenti ed ebbero cura di mantenere stabile fra tutto Israele l'adorazione che si doveva soltanto a Dio e non agli idoli, perché è scritto: io non spartirò la mia gloria con le sculture, ma la mia gloria è mia e non appartiene a nessuno. E stamattina vogliamo dare gloria a Lui soltanto, a Lui, e vogliamo sgomberare la nostra vita da tutti questi idoli, e non sono più fatti dalla mano dell'uomo, non sono d'argento, d'oro, non sono di legno, di carta, ma il nuovo Israele, l'Israele secolare del tempo presente. Ormai ha rizzate molte tende e ha costruite molti altari ed ha edificato boschi, e da ogni parte si adora davanti a tanti idoli. Ma chi adora il solo Re dei Re e il Signore dei Signori per rendere a Lui il culto, l'adorazione e l'ubbidienza di cuore? Chi se ne occupa ancora oggi? Chi ne è ancora interessato? Dio lo sa. Benedetto il nome del Signore. E così da un re all'altro arriviamo ad Acab, di cui abbiamo letto. E la scrittura dice: non ci è bastato che era già corrotto ed aveva in gran parte sviato Israele, ma vi fu maggior peccato per lui lo sposare una donna pagana, Izebel, una donna che aveva un odio mortale contro Israele e un carattere mascolino. Mi state ascoltando? Essa regnava sopra tutto Israele, ma prima di regnare su tutto Israele, regnava sulla testa e la volontà e il carattere di Acab. Gloria a Dio! Benedetto il nome del Signore! Ed egli eresse da ogni parte altare a Baal, a Baal, a Baal. Il padre di essa si chiamava Etbal, perché prendevano persino il nome dei loro idoli, i figli che gli nascevano. Ed era il re dei Sidoniti. Mi state ascoltando? Gloria al Signore! E in tutto Israele non si adorava più il Signore, non si cercava più il Signore, non si pensava più al Signore, non si teneva più conto della parola del Signore. Fratelli!
Padre se noi ci domandiamo e diciamo a noi medesimi: ma come ci si può ridurre a questo punto? Come ci si può sviare in tal modo? Lo dobbiamo domandare a noi stessi. A noi dico, a tutti quelli che abbiamo e hanno orecchie da udire la parola di Dio. Intanto noi la prendiamo per noi, capite fratelli? La prendiamo per noi, alleluia! Benedetto il nome di Gesù! Dio sia ringraziato! Egli prese in sposa una donna odiosa, che odiava tutti quelli che pensassero, tutti quelli che facessero, menzionassero, parlassero del nome del Dio di Israele. Grazie a Dio, e fece subito a sviare Acab, lo manipolava come lei voleva. Alleluia Signore! Dipendeva dalla sua volontà, dai suoi pensieri, dal suo proprio odio. Benedetto il nome di Gesù. Dio sia ringraziato. Geroboamo volle sostituire il vero culto di Dio con i vitelli d'oro, uno da un lato, un altro dall'altro lato, ma questi niente, edificava dappertutto altari a Baal, profumi, sacrifici ovunque a Baal. Grazie a Dio. Benedetto il nome del Signore. Dio ci aiuti a liberarci e a sbarazzarci di tutti questi altari. Io li potrei menzionare a uno, questi altari che sono stati edificati in molti cuori e in molte vite, e lì il Signore è assente. Lì il Signore non fa più nessuna opera, non ha più nulla a che vedere con quell'anima, perché si è allontanato. Benedetto il nome del Signore. Dio sia ringraziato. E la cosa che ella fece, sapete qual è? Quella di sbarazzarsi di tutti i profeti di Dio. E la scrittura dice che ne perseguitò e ne uccise tanti profeti di Dio. Tanti, talché uno dei suoi capitani, di nome Abidia, prese il resto dei profeti di Dio e li nascose dentro una spelonca, perché questa donna non li perseguitasse e non li uccidesse. Ma vedete, fratelli, lei ne uccise diversi profeti di Dio, ma il Signore permise per lo profeta Elia, che mostrò a tutto Israele che se c'è un vero Dio in tutta la terra o fra cielo e terra, alleluia, il vero Dio è l'Iddio di Israele, alleluia Signore, perché lui rispose con il fuoco dal cielo e consumò l'olocausto, la legna, bruciò le pietre e prosciugò l'acqua. Vogliamo dare gloria al Signore, alleluia, gloria a Dio, Dio sia ringraziato, benedetto sia il nome del Signore. Elia ebbe il coraggio di affrontare Israele e i suoi falsi profeti, gli uni di Baal e gli altri di Astorete. Erano 850 profeti contro uno solo, ma che era un vero profeta di Dio, alleluia! Perché come c'è un vero Dio, ci sono anche i veri profeti di Dio. Diamo gloria al Signore. Alleluia. Grazie a Dio. Signore rispose. E Israele, in ginocchioni, disse: l'Eterno è il vero Dio. L'Eterno è il vero Dio.
A questo punto Elia comandò che fossero condotti al torrente Gihon per essere tutti 850 scannati nel nome del Signore. E così è stato. Grazie a Dio, alleluia! Benedetto il nome del Signore! Lei ne uccise alquanti, ma ecco che il Signore è un gran vendicatore dei suoi nemici, di quelli che lo odiano. Gloria a Dio, non è scritto così? Levisi Dio! Levisi Dio! E i suoi nemici saranno dispersi! E quelli che lo odiano fuggiranno dalla sua presenza. Benedetto il nome del Signore. E così è stato, tutti 850 scannati nel nome del Signore, perché il vero Israele ha bisogno di un vero Dio e dei veri profeti che parlano nel nome del Signore. Io lo voglio ringraziare stamattina. Lo voglio ringraziare. Perché Dio ebbe pure dei buoni re. Gloria a Dio. Dopo Roboamo venne fuori Abiam. Anche lui seguitò le orme del padre. Ma dopo Abiam venne Asa, questo invece seguito le orme di Davide, il re di Israele, ubbidiente a Dio. Grazie a Dio, vi fu un Asa, vi fu un Giosafat, vi fu un Ezechia e altri che furono ubbidienti a Dio. Ed essi eliminarono l'idolatria dal paese, distrussero tutti gli altari e non solo, ma santificarono il paese da tutti i contaminati, da tutti i corrotti, da tutti i perversi, ma anche i pervertiti. Questi furono eliminati perché si cercasse solamente il Signore. È il nome del Signore. Che ne pensate stamattina, fratello? Vediamo chi ringrazia il Signore di cuore, di cuore. Chi lo ringrazia di cuore, alleluia. Potrei continuare, continuare, continuare. Perché io amo leggere la parola di Dio. Amo riflettere me stesso in essa e conformarmi ogni giorno a ciò che essa mi insegna, per come essa mi guida e mi ammaestra e mi consiglia per il mio bene. Penso anche per il vostro bene. Vogliamo dire grazie a Gesù? Lo vogliamo ringraziare stamattina? Vediamo chi gli dice grazie di cuore a Gesù. Di cuore, grazie, grazie. Grazie, sorella, ringrazia il Signore. Ringrazialo. Ringrazialo di cuore. Ringrazialo di cuore. Ringrazialo di cuore stamattina. Fratello, ringrazialo di cuore. Ringrazialo di cuore. Alleluia. Ma quando Isabelle sentì che i suoi profeti erano tutti stati disse: giuro nel nome di tutte le mie divinità e per il mio caro Baal, se entro domani il profeta Elia non sarà ucciso. Ma sapete, il Signore sfuggì molte volte dalla mano dei suoi intenzionati assassini. L'avete letto nel Vangelo, sì o no? L'avete letto? Non perché avesse paura,
La scrittura dice perché il suo tempo non era ancora giunto. Ma quando giunse il tempo nell'orto del Gettisemane, fu Gesù stesso che si diede nelle mani dei suoi nemici. Non scappò, non sfuggì dal loro controllo. Disse: sono io, prendete me e lasciate costoro. Così Elia fuggì quando sentì che Isabel aveva l'intenzione di ucciderlo. Ma fuggendo egli fece tante altre meravigliose esperienze. Giunse fino al monte Horeb, laddove Dio gli parlò per due volte in modo distinto. Grazie a Dio. E quando sentì il vento soffiare, che addirittura alzava le rocce dalla terra, la scrittura dice il Signore non era nel vento. Poi si mosse un gran terremoto da scrollare la terra. E la scrittura dice il Signore non era nel terremoto. Poi il fuoco. Il Signore non era nel fuoco. Ma egli fece sentire un suono sottile e leggero. E attraverso questo suono gli parlò, si rivelò al suo servitore e gli assegnò la missione che doveva ancora compiere. Quale? Di ungere Azael come re sopra la Siria, di chiamare Eliseo quale profeta di Dio che doveva succedergli nel ministero profetico e far ungere Jehu, che era uno dei capitani di Acab, perché diventasse il capo delle 10 tribù di Israele, quindi quale re di cui Dio si usò per distruggere l'intera famiglia di Acab. Si usò di Jehu, e nei confronti di Geroboamo si usò di Baasa, ma nei confronti di Acab si usò di Jehu. Gloria al Signore, perché sparisse per sempre la memoria di Acab e di tutta la sua discendenza. Vogliamo dare gloria a Dio, fratelli. Alla fine chi sussisterà per sempre davanti a Dio e ai suoi angeli saranno quelli che, ubbidienti a Dio, fedeli alla sua parola, si sottometteranno a Lui con timore e tremore, lo onoreranno e lo santificheranno nella propria condotta, nella propria vita, tutti i giorni che il Signore ci accorderà su questa dimora, perché le conseguenze della disubbidienza, si tratta di tempo, ma si sono sempre pianti amaramente. Io voglio dire grazie al Signore, così come soffrirono i santi profeti di Dio, gli uomini eletti da Dio e scelti da Dio, per la ribellione e la disobbedienza del popolo di Israele. Ancora oggi io sento questa grande sofferenza che mi angoscia, che mi amareggia dentro l'anima e il cuore, dopo aver consacrato l'intera mia vita al Signore e per il bene del popolo di Dio. Ho detto a molti che Dio non lo ha dimenticato e non lo dimenticherà.
È buono Gesù, fratelli? Beati coloro che, come alcuni di Israele, ritorneranno al Signore, riconosceranno il loro peccato per confessarlo a Dio, per liberare il proprio cuore davanti ai suoi figlioli ed avere nuovamente pace con Dio e riposo nel cuore per Gesù Cristo, nostro Signore. Bene, fratelli, vogliamo applaudire il nome del Signore, ringraziamolo. Ringraziamolo, alleluia. Ringraziamola Gesù, ringraziamola. Alleluia, alleluia. Lodato sia il nome del Signore, alleluia. Alleluia. E al Signore, benedetto in eterno, sia lode, sia gloria, sia onore, sia forza, magnificenza, potenza e virtù per Gesù Cristo. Tutti quelli che avete la bocca, invocatelo insieme a me, per Gesù Cristo, nostro Signore, benedetto insieme, benedetto. Daniele, chiama il fratello Eliseo. Fratello Antonio, Filoni, insieme, benedetto, gridiamolo insieme, piccoli e grandi, benedetto in eterno, gridiamolo, amen, amen, amen. Dio ci benedica, fratelli, vogliamo salutare con molta cordialità i nostri fratelli che ci seguono. Dio benedica in voi la sua parola in noi, che essa possa aver cura delle anime nostre e guardare i nostri cuori dalle insidie e le nostre menti dal maligno, che possiamo restare nella libertà dello spirito e di una fedele comunione con il Signore tutto l'intero giorno. Che il Signore ci copra col suo sangue prezioso e ci liberi dandoci forza, come Egli ci ha promesso tutti i giorni, perché ha promesso che tutti i giorni sarà con noi. Dio vi benedica e vi salutiamo con il nostro potente amen, ancora amen. Che Dio vi benedica e arrivederci ai nostri prossimi appuntamenti. Vi ricordiamo le repliche e nel contempo vi raccomandiamo di riascoltare la parola di Dio durante l'arco dell'intera settimana. Dio sia con voi e ci e vi benedica. Amen. Amen. Ci vogliamo.